Per la terza volta nella storia del nostro calcio, la nazionale azzurra gioca una semifinale della Coppa del Mondo. Sembra passato un secolo da quel 16 giugno 38, quando a Marsiglia superammo il Brasile per 2-1, e più ancora da quel 3 giugno del 36, quando a Milano battemmo l'Austria per 1-0. Entrambe quelle vittorie portarono al titolo, ed ovviamente questo è per noi un motivo simpaticamente augurale. La maggioranza dei critici neutrali dà vittoriosa la Germania, e tecnicamente questo è anche spiegabile. La Germania ha vinto un girone rivelatosi assai duro. La Germania ha rimontato uno svantaggio di 2 gol all'Inghilterra. La Germania si è sempre fatta onore nella rimè, e siccome organizza la prossima edizione del Mondiale in casa sua, farà l'impossibile per portare in Germania la Coppa. Boninsegna. Ancora Boninsegna, tiro! Rete, Boninsegna! Boninsegna ha segnato uno splendido tiro di Boninsegna di sinistro dal limite dell'area. Boninsegna, 8° minuto, Italia 1, Germania 0. 1 minuto e 40 di recupero. La rimessa in gioco di Held. Grabowski. Grabowski riesce a effettuare il cross. Ed è il pareggio di Snellinger. A 2 minuti oltre il tempo regolamentare. Un recupero clamoroso concesso dall'arbitro Yamazaki, il pareggio tedesco ad opera di Schneidinger. Ha toccato Zeller. Müller ha segnato. La Germania in vantaggio. Schera e Burnic hanno tentato invano di servire Albertosi. Müller ha toccato fortunosamente la palla e l'ha portata in fondo al gol. Rivediamo questa azione, il colpo di testa di Zeller. Ecco, vedete a correre Schera che cerca di servire Albertosi. Si inserisce l'opportunista Müller che manda la palla verso la linea. Quando Albertosi si volge indietro, purtroppo la palla ha oltrepassato la linea. Passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic, pareggio Burnic, 2-2. Burnic ha restituito alla Germania il gol del difensore Schneider, e siamo ancora sul 2-2. Burnic, la palla era per Riva, si è impaperato Fox e Burnic non ha perdonato, tiro e 2-2. Al 9° minuto del primo tempo supplementare. Rivera la palla, servito Domenghini sulla sinistra. Riva, tiro ed è gol. Riva ha segnato, 3-2 per l'Italia. Sta per scadere il primo tempo supplementare, 3-2, ha segnato Riva. Una partita drammatica, incredibile. Abbiamo rivisto il tiro di Riva. Maier non ha potuto nulla contro il fendente diagonale di Riva. 3-2 per la squadra italiana. Ancora un calcio d'angolo battuto dai tedeschi. Colpo di testa di Zeller. E la palla è in fondo alla porta. Ha pareggiato Zeller, 3-3. Al 5° minuto del secondo tempo supplementare. Rivediamola. L'azione. Ecco, sul cross. Il colpo di testa di Zeller. Potrebbe intervenire Albertosi o Rivera e la palla va in fondo sul colpo di testa di Zeller, che però dovrebbe essere stato corretto da Müller. Dopo il colpo di testa di Zeller ha toccato anche Müller, infatti vediamo che la diapositiva assegna il gol a Müller e siamo ancora sul 3-3. Drammatica partita fra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato, shoot, passaggio, Rivera, rete, Rivera ancora, 4-3, 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Con l'orgoglio di questa splendida semifinale mondiale, cross di Domenghini al centro dell'area, lungo per tutti e se ne impossessa Schutz, 35 secondi ed ecco il fischio finale dell'arbitro.
telespettatori italiani, al termine di due ore di sofferenza e di gioia, vi possiamo annunciare: l'Italia è in finale della Coppa Rimini.